Ma quali sono gli elementi che caratterizzano la cucina macrobiotica? Allora, gli elementi che caratterizzano la cucina macrobiotica sono tanti in realtà. La cucina macrobiotica nasce in Giappone con Giorgio Shawa, poi viene in realtà portata avanti e diffusa in tutto il mondo da Micho Kushi. Qual è il messaggio che loro hanno voluto portare? Che cosa hanno studiato? Si sono resi conto che il cibo ha un'energia. E voi magari mi dite, ma cosa vuol dire? È proprio così. E faccio un esempio velocissimo per far capire un po' questa cosa, perché è fondamentale. Se noi pensiamo a un chicco, come quelli che abbiamo qui, quindi un chicco di grano, ad esempio, integrale, e un maccherone, una pasta. È sempre grano, ma sono due alimenti totalmente diversi. Prendiamo un chicco di grano, lo piantiamo nel terreno, incominciamo ad annaffiare, prima o poi crescerà qualcosa, germoglierà, crescerà una pianticella. Se facciamo lo stesso col maccherone, ahimè, non No, non crescerà cresce nulla. nulla. Perché questo? Perché il chicco di grano ha la vita all'interno, ha un'energia vitale, cosa che il maccherone purtroppo non ha. Ecco, che cosa è consentito e che cosa è vietato nella cucina macrobiotica? Così facciamo capire Sì, di cosa stiamo sì. parlando anche a chi non ne sa troppo. Allora, in realtà non c'è niente che viene vietato nella cucina macrobiotica, anche se si può pensare al contrario. Bisogna mangiare un po' di tutto, ma con delle regole. E soprattutto dipende anche se una persona è in uno stato di salute ottimo, non ha nessun problema. Se invece ci sono delle problematiche particolari, allora lì bisogna andare a vedere che problema c'è, con la cucina si può migliorare, si può aiutare tantissimo, perché questa cucina, mi piace dirlo, è anche un vero e proprio metodo di prevenzione.